È iniziata come una festa, si sta concludendo come una festa la campagna elettorale di Gianvito Greco qui a Campobello di Mazara. Siamo di fronte alla villa comunale e sentiamo già la banda che suona. Ma la politica deve essere festa, la politica deve essere allegria. Una brutta politica non piace a nessuno, questo è l'inizio di una nuova e di una bella politica. Abbiamo iniziato con la festa, come dici tu, e concluderemo con la festa e continueremo con la festa del paese, dei campobellesi che oggi ritornano ad amare la propria piazza e a sentire forte il senso di appartenenza a questo paese. Da lunedì inizieremo il nostro viaggio, sarà travagliato, sarà difficile, ma sarà pieno di passione, sarà vincente e sarà pieno di grandi iniziative, di grandi sorprese per questo Campobello. Domenica e lunedì si va alle urne, un messaggio ai campobellesi. Votate Gianvito Greco, chiaro, no? A parte tutto, perché stiamo veramente dando inizio a una nuova era. Stasera cercheremo di spingere tutti i nostri elettori a votare quanti più possibili per Gianvito, perché se lo merita, perché sta dimostrando di essere il vero cambiamento della città, e per cui incrociamo le dita, in bocca al lupo a tutti. Questa è la serata clou di tutta la campagna elettorale, questa sera si deve lanciare un messaggio forte, un messaggio alle famiglie anche. Le famiglie sono tutte con Gianvito Greco perché lo hanno riconosciuto come la persona credibile che veramente può dare una svolta a questo paese e restituire la dignità che da tempo è stata persa, è stata perduta. Mancano pochissime ore ormai all'andata alle urne, l'emozione sicuramente è tantissima, cosa dire ai campobellesi? Allora, se volete veramente il cambiamento, votate Gianvito Greco, le liste collegate a Gianvito Greco. Tutti i candidati consiglieri vogliono soltanto il cambiamento di Campobello. Una grande festa quella di questa sera, tra un po' salirete sul palco. Qual è l'emozione più grande? Abbiamo dato inizio a una rivoluzione, la rivoluzione che porterà il cambiamento di una classe politica e dirigente della nostra città. Domani, dopodomani, votate Gianvito Greco, votate per il cambiamento. Grazie. Un'ultima battuta con il candidato sindaco, colui che magari lunedì arriverà ad essere il sindaco di Campobello di Mazara. Sarà una grande vittoria, una grande festa anche lunedì. Ma sarà una grandissima vittoria non tanto per il sindaco ma per tutto il paese. Deve vincere non Gianvito Greco, ma per la prima volta deve vincere Campobello. Finalmente Campobello, finalmente un paese che inizia a credere in qualcosa di vero, in qualcosa di reale e in qualcosa di straordinariamente bello. La vittoria di lunedì sarà la vittoria di chi mi ha votato, la vittoria di chi non mi ha votato e sarà la vittoria anche di chi in questo periodo ha cercato in tutti i modi e con ogni mezzo di screditarmi agli occhi della gente. Voglio iniziare un'era di pace, un'era di armonia, un'era di concordia per questo paese e da lunedì, se diventerò il sindaco di questa città, lascerò il passato, lo seppellirò perché voglio costruire un ottimo presente e un meraviglioso futuro.